Andiamo a vedere come affrontare lo studio sull'esercizio 1. Familiarizzare con tutti i sedicesimi. Quindi io qua ho la griglia dei miei sedicesimi, la velocità che ho messo 90 e lo faccio partire da qua. L'esercizio 1 fa, suona un giro armonico, su un giro armonico ogni pattern da A a P, quindi tutte le suddivisioni sui sedicesimi. Ripetendo almeno una volta prima di passare al successivo, suggerisco un giro armonico che è Do, Sol, La minore e Fa. Ok? Faccio partire la base con la suddivisione dei sedicesimi e parto da La sul primo. Cambio accordo. La. Fa. Poi passo sul B, sul secondo sedicesimo. Terzo. Quarto. Primi due. Terzo. Attenzione a quello dopo. Pausa. 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 e stop. Ok, a questo punto io vado di fianco alla tabellina dove ho segnato, segna la velocità di oggi, quindi era l'esercizio 1, lo segno come fatto e mi segno vicino alla velocità, quindi era 90, mi metto 90. Qua poi ho segnato anche un limite. Cioè, puoi segnarti una velocità a cui sai che farai tutto l'esercizio in zona comfort, quindi senza avere grandissimi problemi. Te lo puoi segnare un po' come se fosse il record, oppure la velocità da cui partire poi giornalmente per cercare di migliorarti. Invece nella velocità metti quella del giorno, poi arrivato il giorno successivo, la prossima volta che fai gli esercizi, ti spunti la cella per poi riappuntarla.